Tutta la curva deve cantare, forza Milan, dai vinci per noi. Tutta la curva deve cantare, diamolale, forza diavolo, 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 diavolo. Ale, 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 rossoneri, ale, forza diavolo, 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 ale. Il sorpasso dov'è? 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 Voglio, ne parliamo alla Befana per il sorpasso. Non avete fatto in tempo per il Natale, poi c'è stato Capodanno di mezzo, le feste, le cotechini, le patatine, questo, quell'anno. Non avete fatto in tempo, ne parliamo alla Befana per il sorpasso, tranquilli. Tranquilli che vi aspettiamo alla Befana, ma andate tranquilli, senza fretta, senza fretta. Io non so come, ma sta succedendo qualcosa, forse, non lo so, forse tutta la sofferenza di anni e anni ci sta, come dire, in parte. Ci stanno risarcendo di tutta la sofferenza che è durata per anni, forse, non lo so. Una partita del genere, nelle 5, 6 stagioni scorse, 7 stagioni scorse, non è che non l'avremmo vinta, non l'avremmo nemmeno pareggiata. Non l'avremmo nemmeno pareggiata. Non sarebbe esistita una partita dove una squadra avversaria prendeva un palo, sbagliava un rigore. Sbagliava 2, 3, 4 gol, non dico facili, ma comunque su quella via non sarebbe mai esistita una roba del genere, mai. Questo Milan continua a essere fatto di una condizione mentale paurosa, di conseguenza di una condizione fisica superiore se non a tutti gli avversari, a quasi tutti gli avversari, di una gran fortuna, perché quando l'altro prende il palo, quando l'altro sbaglia il rigore, non venite a dire col Parma abbiamo preso quattro pali, tre pali, una traversa. Quando prendi il palo è perché non sei abbastanza preciso, però se l'altro non è abbastanza preciso e prende il palo, un po' di culo ce l'hai, se l'altro tira il rigore fuori, un po' di culo ce l'hai, no? Però anche gli altri, nelle altre stagioni, quando noi prendevamo i pali o quando noi non beccavamo la porta nemmeno a Milanello contro le sagome, anche gli altri avevano culo. Quindi è una ruota che gira. Quindi è una ruota che gira. Di certo, se uno vuole vedere una squadra spettacolare, il calcio spettacolare non deve guardare il Milan, ma non deve nemmeno guardare il calcio italiano. Non deve nemmeno guardare il calcio italiano. C'è chi ci prova, ma non ha le potenzialità per farlo. C'è il Torino che ci prova, ma non ha le potenzialità per farlo. E altre squadre che hanno quell'idea, ma non hanno i giocatori per metterla in pratica. La Lazio è una squadra che in alcuni tratti tratta bene il pallone, è bella da vedere, poi ha problemi difensivi, prende gol e forse non ha nemmeno una grande tenuta mentale. Comunque, in generale, se vuoi vedere il bel calcio, a parte alcuni sprazzi di alcune squadre, tipo la Lazio, non devi guardare il calcio italiano. Il Milan non è una squadra che fa un bel calcio, è una squadra che ha una grandissima condizione mentale, di conseguenza fisica, ha la fortuna, ha il cinismo, sa soffrire durante la partita, sa stare dentro la partita nei 90 minuti, sa non perdere la testa nei momenti di sofferenza, sa approfittare degli errori degli avversari, ha una condizione fisica che nei momenti in cui l'avversario sbaglia gli permette di fare come ha fatto stasera, per esempio, che sì, alcuni strappi importanti, che comunque tu sei già in vantaggio,
recuperi palla, tieni la palla nella metà campo avversaria, intanto i minuti passano, rischi anche di fare altri gol. Gli altri si scoprono sempre di più, quindi è tutto vantaggio per te. Quindi sta girando tutto, sta girando tutto, sta girando tutto. Però ci sono alcune cose da correggere e dovrebbero correggerle. Adesso che stanno arrivando i risultati, perché poi quando i risultati, se poi non dovessero arrivare i risultati, sarà troppo tardi, perché prevenire è meglio che curare. Non è accettabile che Leao giochi e si svegli quando decide lui. Nel gol che ha fatto un gesto tecnico importantissimo, perché è defilato dal lato sinistro, ha fatto sta palombella. A vederlo in televisione, a vederlo sul cellulare sembra tutto semplice, essere in campo non è così semplice, però dall'altra parte devi dire che comunque stiamo parlando di uno che gioca in Serie A e uno che gioca, per uno che gioca in Serie A le cose non semplici dovrebbero essere abbastanza semplici o comunque più semplici rispetto ad altri. È stato sicuramente aiutato dagli errori del Benevento perché hanno lasciato troppo campo, hanno avuto troppa leggerezza nei disimpegni difensivi, anche sul primo gol, quelli del Benevento, perché il retropassaggio sbagliato, se Rebic ha intercettato, fallo, rigore. Però, nel primo tempo, stai soffrendo, vai in vantaggio, rimani in 10, secondo me il fallo di Tonali non era da espulsione, ma da ammonizione. Tonali non è intervenuto con la scarpa, con la pianta del piede sul ginocchio dell'avversario. Gli ha preso il ginocchio con la parte interna del piede, cercava il pallone e gli ha preso il ginocchio. Lì, secondo me, è ammonizione. Però nel primo tempo, secondo me, c'era un rigore per il Benevento per un fallo di Brahim Diaz su Caprari. Quello era rigore e non gli è stato dato. Su Leao, nel primo tempo, vedi che la squadra soffre. Ti defili sulla destra dopo che rimani in 10, già Calabria, anche Calabria stasera non è che ha fatto benissimo, soprattutto fino al secondo gol. Già Calabria era in difficoltà e tu non dai una mano, non va bene. È un atteggiamento inaccettabile, è un atteggiamento inaccettabile. Poi entri in campo nel secondo tempo, non so se è stato cazziato, non lo so. Fatto sta che è entrato in campo nel secondo tempo, approfitta di quell'errore del Benevento, ma ne approfitta bene. Con progressione, con gamba, con polmoni, con testa, ne approfitta con classe, ne approfitta bene, ne approfitta bene. Quindi vuol dire che le potenzialità, sempre il solito discorso, vuol dire che le potenzialità le ha, ma le tira fuori quando ha voglia lui, quando si sveglia lui. Si vede che stasera ha messo la sveglia alle 7 meno quarto, ma la partita è iniziata alle 6. La partita è iniziata alle 6, non alle 7 meno quarto. Se tu vai a lavorare 8 ore per 4 ore non stai fermo, che se stai fermo 4 ore in fabbrica, cioè, vabbè, tranne alcuni posti che conosco, ma in generale se stai fermo per 4 ore, sai cosa succede? Allora, non è che c'è il contratto part-time, non ha il contratto part-time, perché stasera il Benevento ha preso il palo e ha sbagliato il rigore. Se il Benevento non avesse preso il palo e non avesse sbagliato il rigore, stasera forse non si sarebbe vinta la partita. E se non si fosse vinta la partita, a Leao gli veniva fatto un mazzo così. Invece la partita si è vinta, tra l'altro ha anche segnato, allora è tutto rose e fiori. Ma non è così. Leao contro lo Spezia, la terza giornata di campionato, aveva fatto due gol. Non mi ricordo se dopo il primo gol o dopo il secondo gol, Pioli gli fece il gesto di sorridere. Adesso ditemi voi se è normale che uno, l'ho già detto ogni video, lo ripeto ogni video, ditemi voi se è normale che un allenatore, un proprio giocatore di 19, 20 anni, quanti cazzo di anni ha lui, gli fa il segno di sorridere a uno che gioca in Serie A, in uno dei club più importanti del mondo, milionario e tutto quanto. Non è normale. Non è normale. E i giudizi sull'atteggiamento non devono essere dati solo in base al risultato. Boh, detto questo, Donnarumma si prende anche lui stasera, come sempre, che si è fatto un paio di parate decisive, come sempre. 7,5 se lo prende, Calabria non mi è piaciuto, Calabria 5,5 è andato in difficoltà troppe volte, Caprari è stato da solo tante volte sulla sinistra, ha
avuto troppo spazio Caprari, Benevento ha attaccato tanto, ha fatto tanto possesso palla e Benevento ha sbagliato dei gol, ci è andata bene, ma il Benevento ha creato tanto gioco, tanta intensità, tanta aggressività, tanta voglia e Calabria è andata in difficoltà. Cagliari è tornato il santo protettore di Danimarca, Cagliari. Stasera un'altra partita alla perfezione, rientra dall'infortunio, sembra che non è mai stato infortunato. Cagliari 7 per forza. Romagnoli stasera devo dire che stranamente non mi è dispiaciuto. Romagnoli un 6 e mezzo se lo prende. Dalot non ha fatto niente di speciale, un 6 diplomatico. Chessy anche lui un 6 se lo può prendere. Tonali, vabbè, poi è stato espulso, ma Tonali a me non mi convince, a me Tonali non mi convince, non mi convince, molle, non, lo vedo senza cazzimma, lo vedo senza sangue agli occhi, non mi convince Tonali. Tonali un 5 e mezzo, Brahim Diaz un 6, aveva fatto un tiro pericoloso sullo 0-0, era uscita di poco, alta sulla traversa, ma di poco. Cialanoglu un 6 più se lo può prendere, ha fatto il suo. Rebic non ha fatto niente di straordinario, però un po' si è sbattuto, un 6 se lo può prendere anche lui. Diciamo che questi 6 perché si è vinto, che se non si fosse vinto non so se sarebbero 6 questi. Comunque, e Leao primo tempo 0, secondo tempo 6 e mezzo. Primo tempo 0, primo tempo 0, 1, 2, il primo tempo Leao è da schiaffi, da schiaffi. Secondo tempo 6 e mezzo, però non è accettabile che uno giochi quando ha voglia lui, non è accettabile. E poi Krunic ha fatto il suo 6, niente di speciale. Castiglieco 6 anche lui. Conti 6, è entrato meno peggio di altre volte. Kalulu non gli ho visto fare niente di speciale, forse anche senza voto Kalulu. Questa squadra è un gruppo, questa squadra deve cercare di andare avanti da gruppo, da squadra, come ha fatto fino adesso, perché se viene a mancare questo, difficilmente potrà sopperire con i gesti individuali di qualche giocatore. Io mi auguro con tutto il cuore che questo gruppo, questa armonia non venga, rovinata. Adesso io non so a gennaio chi arriverà, chi andrà via, non lo so, però certo che se ci fosse l'opportunità di prendere dei giocatori buoni, per carità, io non penso che Papu Gomez arriverà al Milan, ma se dovesse arrivare Papu Gomez, per carità, io lo prenderei subito. Però bisogna fare anche attenzione a chi vai a inserire in questo gruppo. Devi fare attenzione a inserire le persone giuste, non i calciatori, le persone giuste, che non vadano a rovinare l'armonia che c'è in questo momento. Che non la vadino a rovinare, perché questa squadra è fondata sull'abnegazione, sulla forza mentale, sulla grinta, sulla durezza, sul temperamento, su queste. Non bisogna andare a rovinare questa armonia che c'è. Quindi, oltre che valutare il giocatore dal punto di vista tecnico, bisogna valutare, penso che Maldini lo sappia fare molto bene, bisogna valutare la persona. Ancora prima che il calciatore, questo sempre a prescindere, in qualunque squadra, in qualunque epoca, adesso in questo Milan, in quest'epoca ancora di più. Quindi speriamo, ma io mi fido di Paolo Maldini, mi fido di Paolo Maldini, è pure tanto. Sempre solo, forza vecchio, cuore rosso nero. Dai, Milan!